Il navigatore satellitare è uno strumento che sfrutta i sistemi satellitari di posizionamento, quali il GPS, e i sensori installati nel dispositivo su cui viene utilizzato per correlare la posizione dell'utente con la cartografia digitale del territorio. Quindi lo scopo del navigatore satellitare è quello di selezionare o indicare i percorsi tra un punto di partenza e un punto di destinazione e fornire poi all'utente informazioni utili durante lo svolgimento del percorso. I moderni navigatori satellitari, che sono oggi installati per esempio nei nostri smartphone, nei smartwatch e nei sistemi di infotainment dei veicoli, sfruttano tutti un'architettura comune di componenti che ne permette il corretto funzionamento. Questi componenti nello specifico sono una banca dati di appoggio che contiene cartografie digitali dettagliate di strade, incroci e punti di interesse. Queste mappe permettono di calcolare lo sviluppo geografico dei percorsi, ma sono anche arricchite da molte informazioni ausiliarie, per esempio i tempi di percorrenza, i limiti di velocità, eccetera, utili per poi andare a stimare i percorsi in maniera selettiva in base, per esempio, ai mezzi di locomozione utilizzati o a delle specifiche esigenze dell'utente. Il secondo componente principale dei navigatori satellitari è l'hardware, quindi oltre ai comandi di interfaccia, quei sensori come il GPS e l'accelerometro che permettono di ricavare in tempo reale l'assetto e la posizione assoluta dell'utente. Il terzo componente è il programma software che, appoggiandosi alla banca dati e ai dati ricavati dai sensori, riesce a calcolare tramite algoritmi detti di routing il percorso migliore e poi fornire durante la navigazione informazioni utili per arrivare a destinazione. I moderni navigatori satellitari utilizzano però anche altre informazioni che vengono raccolte in tempo reale dai provider di questi servizi e vengono distribuite poi alla comunità di utenti, per esempio la presenza di ingorghi o la presenza di chiusure stradali, che vengono raccolte anche sfruttando le informazioni ricavate dai dispositivi degli utenti che sono sul campo, che funzionano proprio come un sensore in grado di arricchire l'informazione per tutta la comunità. Ovviamente queste informazioni sono raccolte ma non distribuite in maniera disaggregata per preservare la privacy degli utenti, ma vengono solo utilizzate per stimare e aggiornare i tempi di percorrenza in base alle reali condizioni di traffico. È sempre possibile però poi usare i nostri navigatori in modalità offline, quindi scaricando sulla memoria del nostro dispositivo la banca dati cartografica che ci serve per svolgere uno specifico percorso e poi tramite l'utilizzo del GPS impostare e avviare la navigazione.